E da lì cominci con un discorso. Poi c'è stato questo discorso molto bello: quando nasce tua sorella, tua madre non può venire a fare la spesa e tu vai per la prima volta a fare la spesa con tuo padre. In fondo scandalizzato, e dice: che sta succedendo? Questa era una cosa che si faceva con le donne, che faccio adesso con tuo padre? Insomma, questa storia del Veneto, che poi però ha dato il primo ministro donna al paese, che è Tina Anselmi, insomma, che tu citi, esatto. E prendi una posizione molto forte, che peraltro poi ti porta a fare un discorso sui diritti degli omosessuali, sui diritti dei transessuali, sui diritti, come dire, della modernità, no? Su cui tu dici una frase molto importante: il paese ha già accettato dei passi avanti su questo terreno, è la politica che è arretrata, mentre invece poi parli anche del fine vita, cioè non sono soltanto le cose di gender, e tu dici molto fortemente: il paese è già andato più avanti e noi dobbiamo tenere i valori, ma i valori non sono, diciamo, scritti su pietra, ecco, sono una parola mia, i valori sono quelli anche che la società adotta e che ha già adottato. Puoi parlare di questa storia perché è molto interessante. Ah sì, in maniera molto didascalica e veloce. Questo è un capitolo che apre con la parità di genere. E quindi cito Tina Anselmi per citarne una, ma cito anche Nilde Iotti, insomma, faccio Tina Anselmi, fra l'altro ricordo, primo ministro donna, fa il sistema sanitario nazionale, il servizio sanitario nazionale lo fa Tina Anselmi da ministro, col secondo incarico da ministro, perché primo.